i componenti di tre pattuglie si trovano per un periodo di tempo singolarmente lungo all'interno di quella caserma dei carabinieri. Perfetto. Questo lo trovo un'anomalia, non so come chiamarla, una irregolarità, forse. Non è né un'anomalia né un'irregolarità. Forse perché dovevano pattugliare la città e non facendo questo forse hanno commesso un errore. Successivamente, in una delle due dichiarazioni vengono evidenziati due fatti che anch'essi suscitano interesse e sollevano qualche perplessità. Uno è quello relativo alla sparizione dello slip, così viene definito, e secondo fatto, c'è una formula anche qui singolare, ma molto chiara, mi pare di ricordare sia pseudomacchia, qualcosa del genere, di sangue, non è scritto di sangue, probabilmente è scritto ematica, nel retro dei pantaloni, qualcosa del genere, e si tratta dell'indumento posto sotto sequestro. Il dato oggettivo è che lei non ha informazioni sullo stato della vita, sulle abitudini di vita di Uva. La sua affermazione, che sarebbe quindi anomala, l'assenza di slip, diventa un'opinione di nessun valore. Certo, andiamo avanti. Vale quanto la sua, ovviamente. Io, sulla base di elementi che sin da quando ne ho avuto conoscenza mi sono sembrati capaci di suscitare dubbi e perplessità, ho chiesto solo ed esclusivamente la verità su questa vicenda. Ma quale verità, scusi? Se professore, questa richiesta risulta, anomala, sono no, io che me tardiva, ne stupisco. Benissimo. Tardiva.